Questo era l'ingresso dell'ex ghetto di Torino. Avevamo un ghetto anche in questa città, si diceva il ghetto di Piazza Carlina, Piazza Carlo Emanuele per essere precisi. E questo era l'ingresso e poi principalmente si estendeva in quella direzione, verso la stazione di Porta Nuova. C'erano un sacco di negozi, di attività che erano gestite da proprietari che erano appunto di origine ebraica e molti dei quali purtroppo finirono deportati nei campi di sterminio, molti dei quali non tornarono indietro. Lo stesso mercato di cui ancora adesso, oggi, ci sono residuali bancarelle è un mercato che esiste da talmente tanto tempo che già era presente al momento del ghetto. Bisogna dire che in realtà non fu un luogo particolarmente diciamo soggetto a presenza di pericolosità in termini di presenza fascista fino a quando almeno la caserma Bergia, che c'è ancora adesso sulla piazza, non divenne presidio della milizia fascista. E Zumone, ma tu lo sai che quello lì quale? Quello è Camillo Benso? Sì, quasi, so che c'è. Ma lo sai che Camillo Benso era conte di Cavour? Me l'hanno detto. Ma lo sai che Camillo Benso, conte di Cavour, non è che solo scavava, non è che solo faceva le guerre per unire l'Italia, ma aiutava i poveri, come te. Scusa. Zumone, ma lo sai che la statua parla? Camillo Cavour, i principi di libertà commerciale che incontrano tuttora gravi ostacoli nella loro applicazione alle relazioni internazionali sono ormai pienamente rispettati in tutti i paesi, alquanto inoltrati nella via della civiltà per ciò che riflette le transazioni nell'interno dello Stato, del commercio e dell'industria. Avvi però a questa regola generale una notevole eccezione nel commercio di alcune derrate alimentari e di prima necessità, e più specialmente in quello del pane, ove il prezzo di smercio viene fissato a brevi intervalli di tempo dalla pubblica autorità. L'uso della tassa del pane è antichissimo, come antiche pur sono le restrizioni di obblighi speciali e le cautele a cui fu quasi ovunque assoggettata l'industria della fabbricazione del pane. Se si vuole indagare la ragione di tal fatto economico eccezionale, facile è il rinvenirla nella natura, pur anche eccezionale, della merce di cui si tratta, la quale è in realtà distinta da tutte le altre, né può con essa confondersi senza inconvenienti. Il pane è una merce necessaria in tutta la forza del vocabolo, si prova della metesima uno stringente bisogno quotidiano ed essa forma il principale, talvolta l'unico alimento delle classi povere, si può dire anzi delle masse. Mentre uno straordinario incremento dei prezzi, per esempio delle stoffe di panno o di cotone, o anche un'improvvisa deficienza delle medesime, non produrrebbe per l'universale che una diminuzione nei comodi della vita. Qualora simili evenienze si avverassero per rispetto al pane, gravissimi mali ne seguirebbero e potrebbero averne origine funeste perturbazioni sociali.